sì, dire che è... Giovane. Quando ero giovane riuscivo a fare tutto in una tirazza. Padre Bernardo, cosa significa per voi questa ricorrenza? 1000 anni sono tanti. Sono prima di tutto una grande testimonianza di amore che il Signore ci dona, di fedeltà al suo progetto per questo luogo, di bellezza, di pace e di accoglienza, e da parte nostra il tentativo di corrispondergli prima di tutto con la nostra vita monastica e poi condividendo con il paese, con la città, un anno di approfondimenti culturali, musicali, anche teatrali, perché tutti possano sentirsi a casa in questi 1000 anni che si aprono al futuro. Cosa è previsto in questo anno? Abbiamo diversi convegni necessari per indagare e meglio conoscere le nostre radici, la nostra storia, e attraverso invece la musica, rappresentazioni sceniche e anche altri eventi di coinvolgimento più popolare, la possibilità di schiudere la creatività del nostro tempo all'esperienza del mistero, della bellezza, e lasciandosi ispirare da questi 1000 anni. Monsignore, sono 1000 anni importanti per questa basilica, che cosa rappresenta? Ma chi non conosce San Miniato, a Firenze San Miniato è il cuore pulsante, la radice anche della città, e tutti quelli che passano da Firenze un salto a San Miniato e per trovare un momento di raccoglimento, di riflessione e anche di incontro con la bellezza, ognuno appunto questo passo lo fa, e sempre è un'esperienza che rimane profondamente nel cuore. In un momento come questo di sovvertimento un po' anche di quelle che sono le tradizioni anche ricevute dal passato, un luogo come questo, celebrare un millennio, è fondamentale, perché senza radici si muore. San Miniato compie 1000 anni, è un compleanno speciale che è importante per la città di Firenze e non solo. Un compleanno importante, un'occasione importante per far conoscere San Miniato anche ai fiorentini. Io sono un estimatore e un frequentatore di questa bellissima parrocchia, di questa comunità fantastica, questa città sul monte che, come dice il Vangelo di Matteo, deve essere fatta conoscere. Allora io mi auguro che queste celebrazioni dei 1000 anni siano un'occasione per far conoscere San Miniato ai fiorentini e a tutti i cittadini che avranno voglia di vivere questo anno insieme a questa bellissima comunità. 1000 anni, cosa rappresentano per la città di Firenze? 1000 anni sono un giro di boa per riflettere su quello che Firenze ha dato all'umanità nel campo culturale, nel campo spirituale, nel campo anche civile, poiché San Miniato è un simbolo, un distillato dei valori più autentici della spiritualità e della vita pubblica di questa città. Ed è anche un giro di boa che ci permette di guardare al futuro. San Miniato significa speranza, significa anche resistenza. Questo luogo ha resistito a tutti gli assalti, le guerre. Come non ricordare il famoso assedio del 1530, durante il quale perfino Michelangelo accorse ad aiutare questa basilica attraverso un sistema che consentì di proteggere il campanile dai cannoni di Carlo V, e così durante la Seconda Guerra Mondiale, occupazione nazifascista, quindi un luogo di resistenza allo stesso tempo di speranza e di futuro. Quindi queste celebrazioni non sono uno sguardo nostalgico
su ciò che Firenze è stata e su ciò che San Miniato ha rappresentato nella comunità religiosa cristiana mondiale, ma è appunto anche un momento di progetto, un momento di idealità, diciamo desiderio proteso verso il futuro. Mille anni di storia, mille anni importanti per questa città e questa regione. Cosa significano secondo lei? Ma credo che sia molto importante che per celebrare questi mille anni si sia scelto di far sì che questo luogo diventasse e rimanesse, continuasse ad essere un punto importante di riferimento per la città di Firenze, costruendo un programma denso, ricco di offerte culturali per la città, offerte culturali che vedono come protagoniste tanti soggetti che in questa città operano appunto dal punto di vista culturale. Credo che non ci sia un modo migliore per festeggiare i mille anni di questo luogo straordinario. Cosa significa per la città il millenario di questo posto magico e soprattutto che ha fatto la storia di Firenze? Ma significa mille anni di storia. Un millennio di storia, oggi come oggi, è un'eternità, per come il mondo viaggia veloce, quindi un'occasione unica per appuntare una riflessione su questi secoli trascorsi, su quello che hanno significato questi secoli per la storia della città, ma direi per la storia del nostro paese, dell'Europa e del mondo. Ecco, un modo per gettare lo sguardo al passato, però stando ben ancorati al presente e soprattutto proiettati verso il futuro.